pinza è il mio cuore. La pinza è passione vera, passione per cucina italiana autentica, ricette tradizionali, semplici, e questo revival della pinza come genitore, come padre della pizza moderna. La pinza ha riscosso tantissimo successo e devo dire grazie non solo a me stesso, ma ad un team di persone meravigliose, giovani, dinamiche, forti, appassionate e soprattutto estremamente abili e capaci nel loro mestiere, sia in cucina, i miei ragazzi di cucina, sia il personale di sala. È un team estremamente affiatato e devo dirlo sinceramente, apertamente, senza di loro non avrei potuto fare, non avrei sicuramente riscosso questo successo. Tante le interviste, tanti i report, gli articoli scritti su di noi, ne sono estremamente orgoglioso, perché è esattamente quello che volevo fare, portare questo revival di prodotto tecnico italiano in Australia e crearne un brand. La pinza probabilmente aprirà nuove sedi, sempre nel Queensland, e adesso piano piano, diciamo step by step, col tempo capiremo quando sarà meglio espanderci. Per il momento siamo felicissimi di dove siamo e del successo che stiamo riscuotendo, e quest'anno sicuramente la pinza competerà come miglior ristorante pizzeria del Queensland. Sì, la scuola To Chef mi ha dato tantissimo. È stata il mio trampolino di lancio, quella scintilla, come dico sempre, che ha messo in funzione il mio motore e che da allora non si è fermato più. Parliamo di più di 10 anni fa ed era secondo me la scuola che meglio mi avrebbe portato a realizzare il mio sogno, quello di crearmi una professione nell'ambito della ristorazione. È sempre stata la mia passione, da sempre, finché ero bambino, quando avevo 5 anni, mia mamma ancora ricorda che la mia idea di business era quella di aprire un ristorante nel nostro appartamento. Per me sarebbe stata una cosa nuova, nessuno prima aveva un ristorante al terzo piano di una certa via romana e che avrei pubblicizzato mettendo uno striscione fuori sul balcone, venite gente o cose del genere, che adesso chiaramente non posso ricordare. La scuola To Chef mi ha aiutato tantissimo, a partire da Anna Maria Palma, che per me è un mentor, è una grandissima amica, ci sentiamo spessissimo, ho bisogno delle sue opinioni per sentire che sto facendo bene. La sento molto vicina, è una persona eccezionale dal punto di vista personale e dal punto di vista professionale. È stata in grado con me e con i miei compagni di corso e con tutte le altre persone con cui ho avuto a che fare, è stata estremamente importante per accendere anche dentro di loro quella scintilla di passione che li ha portati poi a realizzarsi nella vita. Io la consiglio a tutti, principianti che vogliono semplicemente cimentarsi un po' nella cucina, far bella figura con gli amici, far qualcosa di amatoriale, e anche a ragazzi o a persone che hanno voglia di dare una svolta alla loro vita. La ristorazione non è un lavoro per tutti.
chiaramente, come probabilmente nessun'altra professione. Ci vuole estro, passione, dedizione, tanta pazienza e tanta umiltà, ma la scuola to chef getta le basi anche per far fronte a determinate situazioni che poi nel lavoro di tutti i giorni si presentano. È stata di grande aiuto e ancora oggi ho una meravigliosa compagna di corso, Amalia, che si è realizzata nell'apertura del suo ristorante Pizza Mater, ottenendo tanti riconoscimenti. È una persona che ha sempre avuto una grandissima passione dentro e insieme l'abbiamo coltivata, chiaramente col sostegno di Anna Maria Palma e della Scuola to Chef. È stata una scuola eccezionale per me, bellissimi ricordi che ho e mi ha portato a quello che sono oggi. Magari un giorno vi rivedrò rilasciando una bella intervista e portando il nome to chef sul cuore, qui, come me.